aprire la gara delle tortole, avanti! Tutti i tortolari qua che c'è la televisione, se no non vale! Allora! Il cerchio, la trottola, che effetto ti ha fatto poterli insegnare ai bambini? È un'esperienza nuova perché di solito si usano altri giochi molto più moderni rispetto a quelli antichi. Che cosa volete trasmettere voi con l'insegnamento dei giochi di una volta? Trasmettere ai bambini le tradizioni che diciamo avevano i nostri nonni attraverso i giochi che loro usavano, ma per diciamo tramandarli anche a queste nuove generazioni. Don Mimmo, come prosegue il Crest? Penso che non ci possa essere espressione più bella di questo momento che stiamo vivendo. Abbiamo percepito che la città non è a dimensione di bambino, abbiamo percepito che la città spesso frammenta, divide, non è possibile per il nostro modo di guidare, vivere la città a piedi, non è possibile far vivere delle esperienze di relazione fra le generazioni. Per quel poco che possiamo fare e dire, la comunità ecclesiale attraverso il Crest Battibaleno ha voluto mettere in relazione le nonne, i nonni, i genitori, i nipoti in quelli che erano i giochi di una volta, perché si ristabilisca non tanto il gioco quanto l'importanza della relazione educativa. Il Crest prosegue ancora con le iniziative normali il venerdì e il sabato mattina e poi domenica sera, sempre con la grazia di Dio, concluderemo in piazza con la visione del video riassuntivo dell'esperienza e anche con l'inno, le testimonianze e l'appuntamento per le prossime manifestazioni. Poi tutto al mare? Tutti al mare, anche i sacerdoti ci dovrebbero andare, ma non so se ci potremo andare. Comunque tutti al mare e buone vacanze a tutti. Ciao!